Ciao a tutti, eccoci qui con il nostro appuntamento consueto di ICO Review Live. Oggi cercheremo di dare un occhio a 2-3 ICO, dipende da quanto ci faranno dannare, e per non ovviamente eccedere nella lunghezza del video e renderlo poco fruibile sostanzialmente. Quindi vedremo cosa ci si presenta e in base a quello decideremo quante farne. Lo scopo di questi video è quello di farvi capire che tipo di approccio utilizziamo per analizzare le ICO, ma soprattutto anche scremare le numerose ICO che ci arrivano da analizzare da parte dei membri del nostro Telegram o dai nostri social e capire quali di queste poi sono interessanti per un secondo ulteriore approfondimento della cosa. E poi eventualmente anche un seguente possibile investimento da parte nostra. Prima di cominciare, però, vi ricordo sempre che io non sono un consulente finanziario, che questi non sono segnali o consigli d'acquisto, ma solo mie considerazioni strettamente personali e soggettive sui progetti che analizzo. L'investimento nelle ICO e nelle criptovalute in genere è ad alto rischio, può comportare anche la totale perdita del capitale investito. Vi invito quindi a fare tutte le vostre ricerche personalmente e ad affidarvi ad una figura professionalmente autorizzata prima di investire. Oggi daremo un occhio a Tolar, che mi sembra di aver capito in base alle notizie che circolano essere una cosa interessante, e poi daremo un occhio a, diciamo, AI Crypto, se ci avanza tempo anche PharmaTrust. Bene, cominciamo con Tolar. La prima cosa che faccio è quella di andare a vedere su ICO Drops se c'è qualche dato. ICO Drops è un ottimo, diciamo, contenitore, un ottimo database che mi permette di capire intanto se l'ICO è aperta, e questa è già la prima verifica che facciamo, perché per non farvi perdere tempo, per non perdere noi tempo in qualcosa che magari è già chiuso, al quale non si può più partecipare. E poi ci danno proprio le token metrics di base, tipo per esempio l'hard cap, il prezzo, eccetera. Ecco, in questo caso vediamo che la token sale di Tolar parte in agosto, l'hard cap è 35 e già qui non ci siamo molto perché è un po' troppo alta, il prezzo 0,11 è buono, 1 miliardo di token e la token sale 35%, anche questa non proprio formidabile. Però continuiamo. Allora, innanzitutto, come prima occhiata proprio al volo, così cerchiamo di capire di cosa si tratta. Già qui su ICO Drop ci dicono, ecco, che questa è una currency, quindi una moneta fondamentalmente. Tolar is an open source community governed by cryptocurrency featuring scalable, fast, secure and fair transaction. Quindi sostanzialmente è una cryptocurrency, quindi una moneta virtuale, che vuole risolvere il problema della scalabilità, della velocità e della sicurezza nelle transazioni. E questo è un po' diciamo, il santo graal delle cripto. Ultimamente un sacco di progetti proprio si rivolgono a questa, rivolgono la loro attenzione a questo tipo di problematica. Bene. Giusto per riassumere, la prima cosa che facciamo andiamo a verificare se è aperta, la seconda diamo un occhio per cercare di capire più o meno in che ambito ci troviamo, poi andiamo a vedere il team se è All Star e se passa queste tre, diciamo, queste tre caratteristiche, questi tre step, questi tre setacci, chiamiamoli come volete, andiamo ad approfondire qui in maniera un pelo più approfondita. E la mettiamo nella lista delle coin, delle ICO, poi da approfondire in maniera decisamente più consistente con i Crypto 5 per un eventuale nostro investimento. Quindi, detto questo, andiamo a vedere subito il team. Nel team cerchiamo
Adesso qui apriamo in questi quattro intanto. Ecco, qui mettono board member, quindi tech, bits, ah, no, advisor, board member, va bene. Ok, quindi sarebbe il team dirigenziale, quindi già capiamo che questa ICO ha un team piuttosto consistente e anche ben diviso. La cosa che cerchiamo possibilmente è quella di avere una all-star nel team dirigenziale, una all-star nel team tecnico, una all-star in quello più commerciale e poi degli advisor di tutto rispetto che possibilmente citino l'advisor agio della ICO in questione. Questo è quello che cerchiamo. Che ricerchiamo per stabilire che una ICO merita la nostra attenzione. Al di sotto di questo, cominciamo a porci dei dubbi, degli interrogativi. Ovviamente, poi questo non è sufficiente per far sì che procediamo all'investimento. Poi si fa tutta una serie di verifiche sulla token economics piuttosto sull'hype, perché ovviamente tutte le ICO, soprattutto in un momento di mercato di questo tipo molto nervoso, molto negativo, l'hype è fondamentale per far performare almeno all'inizio la nostra ICO in maniera decente e poter estrarre appunto il nostro capitale investito. Ok, quindi procediamo un attimo con la visione di questi membri e cerchiamo di capire. Ecco, co-founder and CTO. Tolar, ecco Lubiana, quindi vediamo che è una ICO. Allora, iOS Developer Connective AG Switzerland, vediamo questa azienda, iOS Developer Shoutem, iOS Developer 5 Minute di Zagabria, quindi sempre ex Jugoslavia, Croazia. Allora, ok, vediamo un attimo queste aziende e cerchiamo di capire, ecco, per poter definire, lo ripetiamo ancora una volta, per poter definire un membro di un team all-star, secondo noi deve aver lavorato per almeno un anno in un'azienda importante, quindi un'azienda quotata e possibilmente nel campo o specifico della ICO in questione, o comunque della information technology in genere, del web, eccetera. Sta privata non quotata, quindi questa la scartiamo. Vediamo questa Shoutem, Brooklyn, New York. Società privata non quotata. Ecco quello che. No, niente, direi che il CEO, allora il CTO, co-founder e CTO. Allora, diciamo, ha svariate esperienze, Owner Moon Code, quindi ha lanciato qualche altra startup fondamentalmente, però non è uno star. Procediamo nella nostra ricerca. Principal at Tolar. Business School Advisor for Pillar, Director Mercuria. Niente, neanche qui. Ecco, CEO Tolar. Managing Partner Program Director, ma queste sono tutte aziende piccole. Ecco, il CEO non è che abbia una grande esperienza, e già questo non mi piace moltissimo, sinceramente. Terence, sì. Terence, vediamo, cerchiamo di capire. Terence 3, PhD board member. Co-founder Nexus Frontier Tech, Associate Professor of Finance.
ESPC, ESCPU, Europe Business School, Keynote Speaker. Non mi sembra qua di vedere. Ecco, Tola Rushnet, Foundation Board Member. Non vedo un granché neanche qui. Quindi diciamo che, ecco, vabbè, in team dirigenziale ce ne sono anche altri, addirittura questo al LinkedIn rotto, per, diciamo, per completezza andiamo a vedere anche gli altri. Ecco, approfitto per fare un'altra considerazione, tanto che si caricano i profili. E cioè che, diciamo, nelle ICO di paesi, diciamo, non i classici dell'ICO, che possono essere America, vabbè, un po' meno, perché così, ultimamente con i problemi che ha avuto la SEC, non è un granché investire in ICO americane, però tranne i soliti sud-est asiatico, eccetera, o Svizzera, insomma, quelli più nei quali siamo abituati a vedere appunto delle ICO nascere. Quando parliamo di paesi un po' più particolari, che possono essere come in questo caso la Croazia, sembrerebbe, oppure l'Italia, oppure la Russia, eccetera, in quei casi lì andiamo a ricercare nei membri del team delle esperienze e delle collaborazioni con multinazionali, quindi che abbiano fondamentalmente fatto un'esperienza un po' extra, che vada un po' fuori dal loro paese di provenienza, ed è una cosa piuttosto difficile da trovare. In questo caso mi sembra che siamo in uno di queste casistiche. Board Member Tolar, Redu Space Services Belgio, SES Astra Senior Manager, Assistant Professor Fer. Anche qua non mi sembra di vedere un granché, però per completezza diamo un occhio. Niente. SES Satellites. Ecco, società quotata. We are the world leading satellite operator and the first to deliver differentiated scalable GEO-MEO, che non so cosa sia, offering worldwide in more than 50 satellite in geostationary Earth orbit. Quindi sono un'azienda multinazionale che lavora con i satelliti geostazionari, mi sembrerebbe di capire, Lussemburgo. Quindi ecco, questo Kurezevic ha lavorato, anzi, board member Redu Space Service, board member, quindi da prendere un po' con le pinze, insomma. Se fosse stato CEO di questa, capite che cambiava decisamente, insomma. GMUS Pal Desk, Tola Rushnet, va bene, Paper Karma, Shoutem Advisor, VP Business, Collectiva, Lincoln International, Brand Manager. No, direi che anche qua niente. Solar. Allora, direi che nel team dirigenziale non abbiamo trovato niente di particolare, quindi io qui sarei anche già abbastanza intenzionato a passare. Però ecco, diamo un occhio veloce a qualcuno del team tecnico, perché potrebbe essere che magari ci sia qualche perla qui. Allora, magari un team che non ha un'esperienza internazionale, un team dirigenziale che non ha un'esperienza internazionale, ma soprattutto un team tecnico di sviluppatori di Google, eccetera, insomma, potrebbe avere un suo perché. No, qui non vedo niente. Niente neanche qui. Adesso che mi fate pensare, questa Tola deve aver vinto, penso, qualche
qualche concorso legato alle conferenze che fai a Ambalina in giro per il mondo. Se non, non vorrei dire una stupidaggine, però mi sembra così. Ecco, io qui neanche, anche su Tolar non vedo un granché, sinceramente io passerei. L'ultima verifica che facciamo, andiamo a vedere se gli advisor citano l'advisoraggio, per capire appunto che non sia una scam, però non penso, insomma, visto l'esperienza, vediamo se la cita. È anche un ICO che sta uscendo adesso, quindi avrà la token sale in agosto, quindi insomma è anche un po' difficile che ci siano tutti i crismi, eccetera. Vediamo il Telegram cosa dice. Ecco, 9.221 membri. Sono un po' pochini, per carità, è ancora presto, quindi insomma. Niente. Va bene, allora direi che facciamo un'ultima verifica qui su due advisor per cercare di capire un attimo se citano l'advisoraggio. Questo è un buon advisor, McDonald Corporation, Global Identity Access Cybersecurity Service Manager, Enterprise Architect, insomma, una bella figura. E riporta l'advisoraggio, quindi io direi che possiamo scartare questa Tolar. Direi team inconsistente, scam direi decisamente no, voto gli darei un 6, proprio perché non mi sembrava una cosa, diciamo, pessima, ecco, insomma, però sì, non qualcosa di così di fenomenale, insomma. Se non apre più il sito, come mai? Eccolo qua. Ok. Vi ricordo sempre che io qui vi mettiamo, questo lo copiate io, ma anche gli altri CryptoFive, mettiamo sempre il link proprio per far sì che poi se voi volete appunto andarle a vedere come mai le abbiamo scartate, avete anche il sito di riferimento, così le individuiamo in maniera univoca. Bene, abbiamo scartato Tolar e adesso andiamo a vedere qualcos'altro. Direi questa AI Crypto, che ci è stata consigliata da uno dei membri, vediamo cosa da uno dei membri di Telegram. E vediamo se c'è. Intanto su. No, allora su ICO Drops non c'è, è già questo. Mi piace relativamente, insomma. Main Sales Special Bonus 4%, 44 days, quindi è ancora aperta. Visto che ce l'abbiamo qui, diamo un occhio al Telegram, velocemente. 25.008, che non è malaccio, insomma, quindi ha già un discreto hype. Bene, allora, tanto a blockchain for decentralized economy. Anyone who wants to be benefited from AI technology can be profited by the AI crypto ecosystem. Be a member of our AI crypto society. Mi sembra un po' nebulosa come dichiarazione, nel senso che, ok, blockchain va bene, decentralized economy, ma mi sembra più molto, cioè mi sembra più una così una dichiarazione molto hype oriented, nel senso che mettono blockchain, decentralized, AI, che anche io quando trovo AI sinceramente non mi piace molto perché è un po' un settore, un termine piuttosto abusato ultimamente. Quindi da qui sì, è una blockchain per l'economia de decentralizzata che sfrutta l'intelligenza artificiale, no? Non vuol dire niente secondo me, a mio avviso.
potevano scegliere qualcosa di più di impatto, di più anche comunicativo, che facesse capire effettivamente qual è proprio lo scopo specifico di questa ICO. Però, ecco, non ammazziamoli prima di nascere, insomma, ecco. No, a parte gli scherzi, a me piace vedere tutto molto chiaro, soprattutto dal punto di vista comunicativo, ma non perché piace a me, più che altro perché se è tutto chiaro dal punto di vista comunicativo, poi gli investitori è più facile che vadano appunto a partecipare a questa ICO. Quindi è una cosa, diciamo, la comunicazione ormai è diventata veramente, veramente molto molto importante, e soprattutto in un periodo come questo, dove il mercato assolutamente non ci dà una mano, avere un buon hype, favorire, avere una proposta seria, favorire gli investitori alla partecipazione è veramente importante. Bene, sembrerebbero coreani. SEO AI Crypto, SEO Money Brain, Account Manager in Ocean Worldwide, Senior Manager SK Communication, vediamola. Parkless Paris Korea Division, tutte aziende che non conosco, quindi le apro. Researcher Samsung Electronico, vabbè, ricercatore alla Samsung. Può essere interessante. Di queste non ce n'è neanche una. Allora, diciamo che questo CEO ha un curriculum abbastanza discreto dal punto di vista delle ICO, diciamo, delle startup lanciate, eccetera, anche. Però ecco, non vedo Samsung Electronic Researcher, Data Analysis Research. Se avesse specificato qui un po' meglio cosa aveva fatto di preciso, potevamo capire se è un mero praticantato o se pure alla Samsung ha fatto delle cose ragguardevoli, insomma. Quindi io il CEO lascerei un po' lì per il momento. Però, ripeto, il CEO, sì, è chiaro che sembra uno stare molto meglio, però preferisco vedere lo star se posso scegliere dalle altre parti. CFO SGO, Money Brain, Sky Foreign Language, Head of Business Planning Division, Cell Biotech, Shinhan Engineering & Co., Team CD Networks, vediamo anche questa CD Network, Assem, SK Pro Advanced, questi hanno, diciamo, Hyundai Engineering and Consulting 4 mesi però, US Army, vabbè. Anche qui non vedo un granché, infatti Cell Biotech non c'è. CD Networks, vediamo questa CD Networks, cosa dice? Società privata non quotata. Ok, quindi diciamo questo era il CFO. CFO lo scartiamo. Buona esperienza, tante collaborazioni, ma niente di sostanzioso. AI Researcher, Deep Learning, Money Brain, formazione, niente. Money Brain, Vanderbilt University, niente, neanche qui. Quindi vedete, non abbiamo trovato un granché fino adesso. Andiamo a vedere per curiosità Blockchain Researcher, Blockchain System Architect, Community Manager, Community Manager. Direi che diamo due ultime due possibilità a questi due membri. AI Crypto Money Brain Human Interface System Lab, PhD student.
June Daily AI Crypto, Researcher, sempre Researcher, Samsung Electronics, quindi anche qui. Allora, così, chiudiamo un attimo su questa AI Crypto per fare un attimo il punto della situazione, anzi, come ultima cosa, visto che hanno degli advisor piuttosto interessanti, apriamo tre advisory, tre principali, e vediamo se citano il progetto, quindi almeno possiamo escludere che sia una scam, che secondo me, così, da quello che ho visto non mi sembra, però insomma. Access finger. Niente. Ismail Malik. Editor in Chief Blockchain Lab, Smart Ledger Chainx. Niente. Quindi i primi due non citano l'advisoraggio. Ecco, c'è da dire anche che essendo un ICO che partirà tra un po', ovviamente non è detto che abbiano ancora aggiornato i profili LinkedIn, soprattutto gli advisor che sono meno coinvolti, diciamo, nella vita vera e propria dell'ICO. Però ecco, non sarebbe stato male trovare un advisoraggio. Ok, direi che ci possiamo fermare qui, tanto questa abbiamo capito che l'abbiamo scartata. Allora, io direi, diciamo, non un progetto così. Completamente da scartare, insomma, ecco, però neanche una cosa eccezionale, insomma, ecco, questa è critica. Quindi io la metterei tra le scartate. Più che altro team inconsistente, scam, direi di no, voto gli diamo un 5. Ecco, la cosa che non mi è piaciuta di questa AI, cioè, allora, ripeto, non è sicuramente un progetto pessimo, comunque non ci sono gli estremi per poterlo definire una scam o comunque una cosa di dubbia qualità. Però ecco, già il fatto che ci sia questa confusione, questo AI messo lì giusto per creare hype, una serie di, diciamo, di profili del team che hanno sì parecchie collaborazioni, ma nessuna di reale sostanza, mi fa propendere per il passare, insomma, ecco. Bene, visto che i tempi sono piuttosto allungati, io direi che possiamo chiudere qui. Ne abbiamo viste due. Allora, ricapitoliamo: abbiamo analizzato Tolar, che era, se non ricordo male, vincitrice di qualche concorso, eccetera, legato a Yambalina, quindi comunque una cosa molto piuttosto hypata, e abbiamo visto che il team era inconsistente, però un progetto che magari un occhio glielo possiamo dare. E poi questo AI Crypto, anche questo team inconsistente, però una cosa, ecco, che io metterei un po' in secondo piano, insomma, ecco. Bene, io per oggi ho finito, vi do appuntamento al prossimo video. Vi saluto, se il video vi è piaciuto mettete ovviamente un mi piace e seguite il canale. Qui sotto vi metterò il link al nostro canale news che abbiamo appena aperto, che è un canale nel quale potete restare in collegamento con noi di CryptoFive, avere tutte le news sulle ICO del momento, piuttosto che sui listaggi delle ICO, ma anche comunque articoli generale interesse sul mondo cripto e ICO nello specifico, ed è un canale unilaterale, nel senso che comunichiamo solo noi, solo di lettura, quindi in maniera molto veloce potete restare così informati su tutto sul nostro mondo, sul mondo delle ICO in genere. Poi comunque rimane sempre il Thomas Crypto Alert, che invece è aperto a tutti, alla comunicazione di tutti, e quindi viene utilizzato più che altro per le chiacchiere, per parlare così in genere delle ICO. Bene. Per oggi è tutto, vi do appuntamento al prossimo video, vi saluto e arrivederci.